Madamigella Agostina Dubois, figlia del generale Pierre Dubois. Il ragazzo non vuol collaborare. Madamigella Leonora Mercedes de la Tour, figlia del colonnello e della baronessa de la Tour. Io non riesco a capacitarmi. Ce ne sarà almeno una adatta a diventare una brava pattrice, sì. Sire. Beh, una brava moglie. Anastasia Tremel, figlie di Madame Tremel. Mi arrendo. Neanch'io posso pretendere che il principe... Beh, se vostra maestà me lo concede, io vi avevo detto di non nutrire illusioni, ma voi, sire, siete un romantico inguaribile. Senza dubbio avevate immaginato una scena ben diversa. Il giovane principe, che si inchina alle invitate, ad un tratto alza gli occhi, il suo viso si illumina perché... Eccola. Gli appare la fanciulla dei suoi sogni. Non sa chi sia né da dove venga. Ma che gli importa di saperlo? Il suo cuore gli dice che quella è la fanciulla che dovrà diventare sua sposa. Grazioso spunto per una favola, sire, ma nella vita reale, oh no, sono sogni destinati a svanire. A svanire, eh? Guardate un po' laggiù, vecchio pallone gonfiato. Chi è quella? La conoscete? No, sire, non è tra le mie conoscenze. Ma questo depone a suo favore. Il valzer, svelti il valzer! Le luci! Una favola, Adesso posso anche andarmene a letto. Oh, giustissimo, sire, credo che anch'io... Cosa? Voi restarete qui? A sorvegliare che nessuno li disturbi e appena lui la chiederà in sposa, venite a dirmelo a sprombattuto. E ricordatevi, se non va tutto liscio... La di 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 la di